Salve ragazzi, sono JC Orochi o JC Orochi, come che strano, stranissimo fare un video vlog usando la webcam. Sì ragazzi, sto usando la webcam, scusate che sono un po' scombussolato perché ovviamente è giorno di riposo del mio lavoro e adesso cercherò un po' di spiegarvi un po' di cose che mi stanno capitando in questo periodo e aggiornarvi soprattutto le giuste spiegazioni per voi. Ragazzi, sto improvvisando, non ho scritto assolutamente nulla. Vi dico chi sono, inizierò con tutte le spiegazioni dovute al caso e per voi i miei iscritti, insomma. Mi devo abituare a guardare la webcam, sto guardando soltanto il monitor, devo guardare la webcam perché è rivolto a voi, non devo guardare il monitor perché è bruttissimo, è stranissimo parlare direttamente, diciamo, a nessuno, perché in questo momento sto facendo un video, è tutto nuovo per me, quindi scusatemi se vedete che il mio sguardo va altrove perché mi guardo istintamente verso il monitor che sta proprio di fronte a me. Quindi, ok ragazzi, eccomi qua, sono JC Orochi e mi presento formalmente sul mio canale. Mi chiedo scusa di presentarmi in questa maniera, però in tenuta estiva perché è il mio giorno di riposo. Vi devo iniziare a presentarmi. Sono JC Orochi, cioè il mio nome è Juan Carlos, ma mi potete chiamare Carlos. Se per voi vi è più familiare o più facile, o Juan, dipendendo come voi volete. Vengo direttamente dal Perù, per chi voleva sapere e informarsi da dove provengo, da dove fosse la mia nazione, Sud America, a fianco del Brasile più o meno, Brasile, Cile, Ecuador, diciamo al centro del Sud America, lì è dove io provengo e sono in Italia da 15 anni e che vi devo dire ragazzi, io sto da 15 anni, abitavo per prima a Milano, poi mi sono trasferito da 12 anni, 11 anni mi sono trasferito in Puglia e abito qua in Puglia, in provincia di Taranto, provincia di Taranto, e ho 28 anni ragazzi, e come posso dire, eccomi qui. Eccomi qui a presentarmi finalmente formalmente sul mio canale. Parecchie persone non sapevano come fosse il mio viso, da dove provenisse, altri mi dicevano che avevo l'accento un po' strano, o un po' l'accento un po' giapponese. Addirittura qualcuno addirittura nei commenti sotto i video di Dark Souls 2 e le guide mi dicevano che il mio accento fosse un po' giapponese e tutte queste cose, o spagnoloso, qualcun altro, qualche commento molto carino che ho ricevuto in questo anno e mezzo che attivo il mio canale. Sì, ragazzi, un anno e mezzo di questo canale e ho deciso di iniziare a fare i video sul mio canale. È il mio primo approccio su YouTube, anche se il mio canale è attivo del 2006. Del 2006, ragazzi, sono un utente molto 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 vecchio di YouTube, però ovviamente non mi è mai venuta la voglia di fare qualcosa di conto mio, anche se particolarmente tanti anni dietro ho fatto qualche video sul mio canale, sì, un po' qualche video diciamo a scazzo che ho fatto di concerti rock o magari qualche gameplay che è uscito così all'improvviso, ripreso dal cellulare. Però vabbè, quello è un discorso a parte. E a gennaio 2014 ho iniziato a fare questo video, a fare questo canale. Mi sono indirizzato a fare i gameplay. Ovviamente il mio forte non è dare dei ottimi commenti al mio gameplay, sono diciamo più delle reazioni o sensazioni che mi dà il gioco. Addirittura ovviamente potete notare un po' le mie paure, il momento se sono felice, il momento se sono triste, il momento che sono incazzato,
ovviamente sono turbato, tutte queste cose. Ovviamente, essendo molto concentrato al gioco, non sono uno tanto di dare qualche commento, come si dice, approfondito come tanti altri YouTuber ultimamente si stanno indirizzando su questa maniera. Non è mio stile, non voglio cercare di imitare loro, io voglio cercare di avere un mio stile personale, ovviamente. E ovviamente devo chiarire tante, devo precisare anche per quelle persone che non piace vedere i gameplay, li posso rispettare, li posso rispettare come tante altre persone che piace guardare qualcun altro che gioca. Io particolarmente, io mi diverto a guardare qualche altra persona che gioca perché ovviamente mi dà sensazioni e quindi vedere che una persona che mi dà le stesse sensazioni che provo io, ecco perché io ho deciso di fare questo canale YouTube, perché potevo dare la mia su questa community italiana. E voi vi domanderete perché un ragazzo latinoamericano sta nel canale YouTube Italia, community italiana, e non una community spagnola o community latina. Beh, per il momento ho deciso di iniziare dove insomma, nel paese nazione dove in questo momento io abito, che è in Italia. E ho deciso di iniziare qua e chi lo sa che forse più in là il mio canale possa crescere o espandersi se capiterà. Non sto nella speranza di dire oh, il mio canale deve crescere, deve avere tanti iscritti e tutte queste cose che vanno tanto in ossessione tanti youtuber, no? Io personalmente il mio canale va indirizzato. Personalmente preferisco che mi vedano pochi ma buone persone, pochi ma buone, questa è la mia idea. Se capita ovviamente che il mio canale possa crescere, ben sia, non nego questa possibilità, cioè non mi dispiacerebbe. Però se non cresce è uguale lo stesso ragazzi, continuerò. Ormai mi sono fatto una piccola fettina fra i piccoli youtubers di persone su YouTube Italia e qualche ragazzo al di fuori dell'Italia, qualche persona che mi segue al di fuori dell'Italia. E quindi ragazzi, è questo ciò che volevo dire. Mi sto andando verso tanti discorsi e non voglio cercare di insomma di confondervi. Voglio insomma dirvi chi sono, come sono e d'ora in poi cercherò di il più possibile di usare la facecam sui miei video, se ovviamente a voi vi fa piacere, se ovviamente non vi fa piacere di vedere questa orribile faccia come la mia, vi chiedo scusa ancora, accetterò volentieri, se volete ovviamente un gameplay con il mio viso e il mio commentario, voi ovviamente me lo dite sopra i commenti, e questa è la cosa che io vi chiedo ragazzi, cosa ve ne pare. Ragazzi, sì, sono 2 settimane, 3 settimane che non faccio video, purtroppo perché, per prima cosa, perché Bloodborne, la blind run che ho fatto di Bloodborne, la blind run che ho fatto di Bloodborne, scusate, non farò nessun taglio al video, mi vedrete come sono, non farò nessun taglio, cercherò di essere il più possibile avere un discorso più possibile consono e liscio, se si può dire in quella maniera. Insomma, vabbè, dicevo, Bloodborne mi ha stancato tantissimo, nel senso, è stancato, non è stancato perché non mi piace il gioco è stato stupendo, mi ha regalato un sacco di emozioni, come ogni gioco dei Souls, come Dark Souls, Demon Souls, che ormai è diventato un gioco che, diciamo, è diventato di moda. Il gioco così ormai è diventato di moda. Mi ricordo ai tempi di Demon Souls quando nessuno lo cagava. O i primi anni di Dark Souls che nessuno cagava Dark Souls. E poi in un momento c'è stato il boom, no? C'è stato il boom in cui le persone cercavano di queste nuove sfide, questo gioco particolare che fa provare molte sensazioni come i giochi che una volta lo facevano, tipo i giochi negli 80, negli 90, dove il tasso qualitativo e soprattutto di difficoltà era molto ampio, molto alto e molto alto. E
Ragazzi, penso che questo vlog sarà molto lungo. Vi chiedo ancora di nuovo scusa, scuse. Non pensavo di fare un video molto corto, molto cercare di essere molto sintetico possibile. Correggetemi nei commenti se l'ho detto giustamente. Ragazzi, anche un'altra cosa, è il mio modo di parlare questo. Io parlo la mia lingua madre è spagnolo, la mia seconda è italiana, in realtà era prima inglese, però poi è stato sostituito dall'italiano. Però adesso, come non parlo tanto l'inglese e parlo più italiano, l'italiano è diventato quasi la mia seconda lingua e l'inglese è ormai diventata la terza. Però qualcosina anche il giapponese ho fatto quando ero adolescente, ho fatto qualche corso. Sì, ragazzi, vi devo chiedere scusa se ovviamente sono dislessico, cioè è il mio modo di parlare, mi blocco sempre. Cercate di perdonarmi, so benissimo che tante persone questa cosa potrei turbare, potrei essere simpatico a alcune persone, potrei non essere simpatico a alcune persone, questo era il rischio che io correvo di mostrare il mio viso al mio canale o ai seguitori che insomma siete voi sul mio canale, o alle nuove persone che insomma si aggiungeranno a questa piccola famiglia che si sta creando su questa community, su questo canale. Ragazzi, che altro volevo dire? In pratica torniamo al discorso di prima, al discorso che di Bloodborne. Insomma, stavo raccontando di che Bloodborne è un gioco che mi ha veramente assorbito tanto tempo, perché stare tutti i giorni lì a fare un video, c'è un lavoro di video editing che a volte mi assorbiva 8-10 ore di video editing, perché i miei video erano veramente lunghi, da 30-40 minuti o da 30-35 minuti gran parte delle volte. C'è un lavoro molto 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 duro, molto duro per me. Per la prima volta mi sono trovato in una difficoltà di affrontare o fare un video del genere, insomma, è un lavoro veramente. Ho cercato di tirare, a me per il momento, per le mie conoscenze che ho, perché sono molto ignorante ancora sulle conoscenze o i modi di usare questi programmi tipo Sony Vegas, Adobe Pro, ancora non le uso, per il momento io uso Sony Vegas e Audacity e questi programmi che lo uso in post produzione per editare, fare dei tagli o fare delle transizioni, tutte queste cose qua. Sono tutte quelle cose che fino adesso in un anno e mezzo ho imparato senza nessun aiuto di nessuno, guardando i video, tutte queste cose, perché io veramente prima di video editing non ne sapevo assolutamente nulla, niente. E potete notarlo nei miei primi video che ho fatto, Resident Evil Revelations o Metal Gear Revenge, quella di Raiden, insomma. E potete vedere la rozzaglia nei miei video, era veramente qualità schifosa, perché ovviamente non sapevo come utilizzare questi strumenti. Adesso che un pochettino più o meno so come utilizzarli, me la so sentita di darvi questo gameplay, almeno per il periodo, almeno me la so sentita per darvi come modo di scuse per la mia assenza in questi ultimi mesi, cioè nei mesi di novembre, da luglio fino a novembre e poi da dicembre fino a marzo. Quindi mi è sembrato un modo di regalarvi questo gameplay, anche se ovviamente non so se sarebbe stato se la parola giusta di regalarvi un gameplay, perché immagino che avrete visto BitZef e tantissimi gameplay fatti da questa serie dei Bloodborne, no? Però io ovviamente ognuno con il stile suo. Non ho fatto le guide dei Bloodborne, ragazzi, per lo stesso motivo, tempo, sempre per il discorso che stavo facendo, la Blind Run, sono in realtà 35 puntate che in realtà partivano da ogni puntata partiva almeno come minimo un'ora e mezza, e ho tagliato quasi 45-40 minuti in ogni puntata fino ad arrivare a 35-30 minuti, diciamo la media di ogni mio video. Ragazzi, come vi dicevo, purtroppo dopo che ho finito la saga di Bloodborne non ho potuto caricare altri video per motivo di tempo, per motivo che ho voluto rilassarmi, ho voluto stare un po'
con me, me stesso, e capire cosa fare del mio canale. E ovviamente non voglio allarmarvi, non abbandonerò il canale, ragazzi, si devo sempre con voi. Però c'è alcune cose che vi devo chiarire. Ovviamente sono un ragazzo che ovviamente lavora, ho i miei impegni, e come YouTube ovviamente non mi permette di avere dei guadagni, o almeno di un po' di mantenermi, per i prodotti che io faccio, e non posso per il momento, soprattutto in questo periodo estivo, caricare tanti video. Chi lo sa che in un futuro, avendo più iscritti e tutte queste cose, mi possa permettere di avere più tempo su YouTube, perché sappiamo benissimo come funziona YouTube, ragazzi. Per le persone che vogliono cercarsi di farsi notare, devono caricare sempre video tutti i giorni, devono avere collaborazioni, cose che fino adesso non le ho fatte, ma vi prometto che lo farò. Piano piano farò questa cosa, soprattutto quando avrò più tempo, ragazzi. Questa cosa vi chiedo soltanto un po' di pazienza.